rimanendo più sul tema delle competenze, perché mi sembra un tema abbastanza caldo e che tocca anche gli enti locali e le regioni da vicino. Sì, buonasera a tutti. È interessante questo dibattito, ma devo dire che è interessante sotto diversi punti di vista. Il primo dei quali è quello secondo cui, siccome in Lombardia le cose funzionano in una certa maniera, in altre parti no, sembra che la colpa sia da Lombardia. Allora, cari amici, voi dovete imparare a selezionare bene la vostra classe dirigente e fare in modo che in Sicilia, non sono meno stupidi di noi, facciano funzionare bene le cose tanto quanto in Lombardia. Perché non è la Camera al Senato che voi sistemate la sanità in Regione Sicilia o in Regione Calabria. Certo poi che quando vedo che permettete che diventino commissari della sanità, coloro i quali non stanno, come dice lei senatore, gestendo bene le cose nella propria regione di competenza, a me un dubbio sorge, e sorge il dubbio che voi vogliate accentrare ancora tutto, perché tutto sommato non vi sta bene che ci sia qualcuno che possa fare come ha detto lei da fare. Allora, qui non c'è un turismo sanitario, perché è vero che il 10% della popolazione che arriva nei nostri ospedali arriva da fuori regione, ma vi dovreste chiedere perché i vostri cari governatori giù in Sicilia, piuttosto che in Calabria, in Campania, invece di radunare i sindaci e dire votate e fate una certa cosa perché così almeno si vota sì, no? Così arrivano i soldi, andate a spiegargli come si fa, fateli venire qui in Lombardia, mandateli in Piemonte dove governa il bravo Chiamparino, ma fate qualcosa che possa essere di significato a tutti, perché se modificate la Costituzione, perché ci sono in 5 regioni la sanità che è un colabrodo, scusate, ma fatemi capire che cosa state facendo. Se un pasto in Regione Sicilia costa 60 euro e nella Regione Veneto costa 5, non è cambiando la Costituzione che riuscite a portare a casa 60 euro da una parte o 5 dall'altra. Il problema è diverso. Guardate, ma certo, cambiate le persone che mettete a governare, come lo abbiamo fatto anche noi, laddove abbiamo visto che c'era qualche melamancia. Questo è il senso. E la politica, tutta da destra a sinistra, deve imparare a fare una cosa molto semplice: dire a chi non governa bene i comuni, le province, le regioni, lo Stato, di stare a casa sua, che andasse a lavorare se è capace di lavorare. Non c'entra niente cambiare 50 articoli della Costituzione su questa cosa, mi perdoni. E lo dice uno, guardi, che nella sua famiglia ha avuto purtroppo qualche problema e ha passato la metà della propria vita in ospedale. Glielo dico fra le denti, ma non è una questione di Costituzione, perché io sono convinto che lunedì, quando ci troveremo qui a commentare se ha vinto sì, che abbia vinto sì o che abbia vinto no, guardi, in Sicilia gli ospedali rimarranno così come sono, in Calabria rimarranno così come sono, in Lombardia rimarranno così come sono, perché il problema è di testa, il problema è di politica, non è cambiare 47 articoli della Costituzione. Senato. È interessante quello che si dice, perché quando sento parlare di un Senato delle autonomie, o non capisco io bene, ed è possibile, perché faccio parte della cozzaglia, oppure c'è qualche cosa che mi sfugge. Mi spiego. Il Senato, intanto con 30 persone, perché saranno 100, l'abbiamo detto, con 30 firme, può chiedere alla Camera di far arrivare sul proprio tavolo tutto quello che è stato approvato, perché si vuole verificare. Quindi quel bicameralismo paritario di cui dite che non ci sarà più è una frottola grossa come una casa, perché con 30 firme uno può portare al Senato tutto quello che è stato approvato alla Camera. Quindi facevate più bella figura a dire togliamo sto benedetto Senato una volta per tutti, facciamo una Camera sola, ne mandiamo a casa 315 per volta e siamo tutti contenti. Secondo me facevate una miglior figura che fare un papocchio del genere. Però, come dire, questo è quello che avete scelto voi. Senato delle Regioni. Se il Senato è quella Camera che deve gestire... Mi sentite? Se il Senato è quella Camera che deve gestire le Regioni, si occupi delle regioni. Il Senato invece va a trattare un tema che è importantissimo per ognuno di noi, lo diceva bene sia Luca Squeri che la senatrice del PD, ovvero i trattati internazionali.
Siccome i trattati internazionali sono quelle cose che l'Europa ci chiede di approvare, perché stiamo in un contesto di un certo tipo, secondo me prima di alzare la mano e dire sì o no, bisogna studiarli non bene, di più. Perché in questi anni di porcherie, o come lo dice il mio amico Calderoli, di porcate, ne abbiamo viste tante passare alla Camera e al Senato. C'era qualche legge che a Bruxelles a un certo punto diceva che, insomma, le nostre DOCG, la nostra agricoltura, tante nostre specialità, il nostro Made in Italy in qualche modo doveva sparire perché doveva essere tutto omologato. E queste cose venivano votate a Bruxelles. A me spaventa che ci siano dei consiglieri regionali, anche qua io non so chi funziona di più, chi funziona di meno, ho avuto la possibilità di fare non un'esperienza di consigliere regionale ma di lavorare in Regione Lombardia, e so che l'impegno di un consigliere regionale, se fatto bene, perché se poi uno non vuole fare niente e acchiapparsi solo i soldi, guardate, può fare quello che vuole, ma se un consigliere regionale lo vuole far bene è un impegno importante, ci sono le commissioni, c'è il consiglio regionale, c'è l'attività parlamentare sul territorio, perché non bisogna lasciare sguarnito il proprio territorio, il proprio collegio elettorale, e facciamo tutti così, fate anche voi così, senatore onorevole, giustamente dico io, perché altrimenti il rapporto col territorio non c'è. Allora, mi spaventa quel deputato o senatore o comunque consigliere regionale che nel dopo lavoro o nelle 3.000 cose che deve già fare vada lì a Roma e si faccia dire magari da qualcun altro: guarda, su questa cosa vota così e su questo vota cos'ha. Mi spiace, ma su questi temi su cui l'Europa ha dimostrato una carenza impressionante, io vorrei che dal primo all'ultimo senatore, se ci sono plichi di 500 pagine, se li leggessero tutte 500, perché io ho un presentimento che questa cosa sia a volte fatta un po' ad hoc, per fare in modo che poi ci sia gente che arriva di trafelate di corsa, ci sia il solito caporione che gli dica votiamo così perché c'è da votare così, e poi tutto quello che ci arriva in testa a noi cittadini ce lo prendiamo tutto, grazie a 100 persone che, dovendo fare 70 cose per non dirne 100, non hanno ben ponderato che cosa c'è da votare o che cosa c'è da non votare. E questo è un pericolo molto grande. E questo è un pericolo che, in un'epoca in cui vedete che cosa sta avvenendo nel mondo, in Europa, chi sta venendo avanti anche da un punto di vista politico, dovrebbe farvi ragionare di più, non di meno, sulle politiche europee. Io ho l'impressione che questo Senato delle Regioni non sia un Senato delle Regioni, sia un Senato che si deve occupare di cose molto importanti con gente che è già o potrebbe già essere operata di impegni. Allora, scusate, ma non è possibile fare una riforma nella quale si vogliono mettere 100 senatori? Date alla gente come noi, io sono un consigliere comunale, date alla gente come noi la possibilità di votare un nome, un cognome e un partito a seconda di quello che noi riteniamo opportuno di dover fare. Io non so, anch'io non avrei fatto, senatrice, quella cosa per cui il Presidente del Consiglio mi tira fuori una scheda e mi dice: questa sarà la nuova scheda del Senato. Ha perfettamente ragione, perché se non c'è la legge uno può raccontarci le storielle che vuole. Sono d'accordo con lei, ma proprio per questo è importante stabilire le regole del gioco prima. Quando c'è una partita di calcio, le due squadre scendono in campo e l'arbitro con l'arbitro e tutte le due squadre sanno quali sono le regole, per cui se si fa fallo in area di rigore è rigore. Oggi noi le regole certe del gioco non le sappiamo, perché dove vi è convenuto avete spacchettato le cose, dove vi è fatto comodo avete costruito degli articoli che da 24 parole sono diventati 400 capoversi. Le regole condivise. È vero quello che avete detto, io avrei preferito non votare questo referendum, né per il sì né per il no, avrei preferito che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica avessero trovato all'interno delle commissioni, all'interno dell'Aula, un accordo per cui la stragrande maggioranza delle forze politiche avesse trovato una sintesi e ci avesse detto: da domani la cosa migliore che abbiamo potuto tirar fuori è questa, qualunque essa fosse. Vi siete impegnati per fare ciò al di là dei vostri pastrocchi tra Berlusconi, non Berlusconi, Verdini, non Verdini, tutte queste belle cose? No, non l'avete fatto.
non l'avete fatto perché secondo me avete un obiettivo ed è quello principale di avere e mantenere uno status quo di potere che è quello che avete oggi, perché chiunque vinca tra un anno e mezzo le elezioni si ritroverà un Senato a maggioranza vostra. Quindi se vincerà, se ritornerà a vincere Renzi o chi per esso col Partito Democratico, avrà un'assonanza tra le due Camere. Se dovesse vincere un altro soggetto politico che è diverso dal Partito Democratico, si troverebbe ad avere un conflitto che diventa mondiale. Perché si figuri lei, nel gioco delle parti della politica oggi, se ci fosse una Camera, maggioranza, centrodestra, 5 Stelle, quello che vuole lei, se i 30 senatori famosi di cui parlavo prima su ogni mezza virgola non richiedono gli altri. Ma altro che bicameralismo perfetto, finiamo nella palude perfetta, secondo me. Ed è questo è un risultato importante da dire ai nostri cittadini. Perché se noi oggi, e concludo, vogliamo davvero dire una cosa su questa riforma, possiamo semplicemente tradurla così. Gli ipotetici risparmi di cui parlavate prima voi, cioè 50 milioni, ve li siete già ipotecati per i prossimi 5-6 anni, quindi non avete gestito neanche da un punto di vista economico bene da padre di famiglia quelli che potevano essere, è vero, dei risparmi importanti da devolvere in qualsiasi modo a chi volevate voi. Quindi quelli ce li scordiamo e ce li siamo già ipotecati. Da un punto di vista politico, dal mio piccolo punto di vista, vi ho spiegato, secondo me c'è qualcosa sotto e non la raccontate giusta fino in fondo. Da un punto di vista di gestione, non ho capito. Gliel'ho spiegato prima, senatore. Il problema è, senatrice, mi scusi, è vero che voi fate questa distinzione. Il mondo è stato fatto questa distinzione. Io no, perché secondo me siete tutti uguali, poi vedete voi. Non distingo uomo e donna, per me un senatore della Repubblica che sia uomo o donna, poi non c'è problema. Guardi, non vengo qua a discutere di queste cose. No, nel mio comune ho le assessore e gli assessori, devo stare attento perché poi a volte mi tirano le orecchie anche lì. Però al di là di questa cosa, quello che le volevo dire è che, come diceva il collega Squeri, cambia il modo di eleggere un Presidente della Repubblica. Nei numeri, non nella sostanza, ma nei numeri sì. Chi ha in mano tutto il potere a quel punto si eleggerà il Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente della Repubblica e tutto quello che ne consegue. Allora, fate prima dire una bella roba, vogliamo governare voi, state da parte per un momentino, verrà prima o poi il vostro turno. Però così facendo, guardate, che non fate un dispetto a me o a quelli del centrodestra o ad altri, fate un dispetto solo a voi. Perché se in Europa vanno avanti determinati movimenti politici, questo è solo grazie a delle politiche che si stanno facendo e che comunque vi accomunano in un certo modo, che sono lì solo da vedere. Domenica non si vota solo qua, si vota a qualche centinaio di chilometri da qua e c'è un ballottaggio interessante, lo sapete tutti, no? In Austria. Lì arriva un movimento politico di un certo tipo che, voglio dire, ha comunque, che vinto o perda, ha avuto e continua ad avere numeri interessanti, e i partiti tradizionali, centrodestra più o meno e centrosinistra in particolar modo, dagli ultimi sondaggi sono affossati. Allora, secondo me dovreste cominciare a ragionare in maniera diversa, cercare di essere un po' più vicini al popolo, alla gente, cercare di capire che non si può essere al di sopra delle parti cercando di dire che noi abbiamo ragione e tutti gli altri hanno torto, e cercare di fare una politica che sia un po' meno, mi perdoni, spocchiosa da un certo punto di vista e un po' più terra a terra. Secondo me, e lo dico contro il mio interesse politico, ci vogliono essere dei voti.